Alberto, la mia prima domanda è una domanda di Francesca Ferrara ed è la seguente. Come evitare che la condivisione e la collaborazione partecipativa si traduca in un furto di idee senza riconoscimento delle menti e dei nomi e crediti di chi ha collaborato e coloro che hanno concorso alla riuscita? Quali misure precauzionali prendere? E cosa fare qualora si incorresse in un problema del genere? Guarda, l'ambiente internet, se ben progettato, è un ambiente che si prende cura in modo abbastanza naturale di questa cosa, perché sotto tutti gli strati di software luccicante c'è il log file. Quindi, quando tu proponi un'idea in un contesto e sei un utente non anonimo, quella cosa lì compare sotto forma del fatto che Maria, quel giorno, Francesca Ferrara, quel giorno lì ha scritto quella cosa. Dopodiché, in caso di contestazione, se qualcuno fa un copia e incolla, il log file è lì, ed è lì per, come dire, testimoniare il fatto che quell'idea era di Francesca e non della persona che l'ha poi copiata. Diciamo, questa cosa diventa molto più complicata se cominci a mettere in mezzo denaro e diciamo, rapporti di poteri diseguali fra due litiganti, diciamo così. Però normalmente per quello che riguarda le idee in condivisione pura, le cose. I siti che si comportano bene licenziano tutti in Creative Commons, eccetera, non ci sono in generale dei grossissimi problemi, perché può essere una cosa di vanità, ma non ci sono incentivi forti a fare veramente lo squalo. In un progetto che dirigevo qualche anno fa, che si chiama Kublai, è capitato un episodio una volta a uno dei nostri utenti, si chiama Enrico. Un episodio di questo tipo, cioè un'altra piattaforma di creativi, insomma, non so bene di cosa parlasse l'altra piattaforma. Insomma, una persona che stava lì a un certo punto ha fatto proprio un copia e incolla di un documento che Enrico aveva generosamente condiviso su Kublai, e era una cosa scritta da lui, insomma. Lui se n'è accorto, non so, con Google o roba del genere, e ce l'ha fatto presente. Dicendo, ah, vedi, voi di Kublai dite condividete, poi invece in realtà succede questa roba. E noi abbiamo scritto all'amministratore dell'altro sito dicendo, guarda, è successa questa cosa, e di nuovo avevamo il log file, cioè c'era il post di Enrico, aveva una data precedente a quella in cui era stata postata quest'altra cosa, e lui ha di fatto si è mosso, e il risultato di questa cosa è stato che il tizio che aveva fatto questa mossa aveva un po' dubbia. Ha dovuto dare credito a Enrico del fatto che quella roba gliel'aveva fatta lui, per cui lui ha continuato a incorporare le idee di Enrico nel suo progetto ed Enrico questa cosa l'aveva condivisa, quindi a lui stava bene così, però riconoscendogli la primogenitura. Chiaramente. E questo mi porta a farti una domanda che mi sta molto a cuore, che è fondamentalmente qual è la situazione al momento per quanto riguarda Open Data? Ottima, non è mai stata così buona, nel senso che Open Data, diciamo, il mondo si divide in due, tagliando con l'accetta. Gli Stati Uniti, che sono stati il prime mover, e tutto il resto del mondo. Parlo prima del resto del mondo. Il resto del mondo sta andando con grande gioia e determinazione verso gli Open Data. È di lunedì, quindi 3 giorni fa. L'annuncio della nuova direttiva sul riuso dei dati pubblici della Commissione europea, che è una direttiva che spinge decisamente sull'acceleratore da questo punto di vista. Gli open data sono secondo me, un'idea destinata per qualche anno ad andare forte, perché è un'idea che non costa quasi niente, che ha un senso intuitivo, che mette a valore delle spese già sostenute dalle pubbliche amministrazioni. Parliamo di dati pubblici, non parliamo degli open data privati che pure esistono, ma lì sono tutti molto un po' più guardinghi. E in più i dati aperti si prestano a degli indicatori di valutazione abbastanza oggettivi, cioè tu dici quest'anno abbiamo rilasciato 50 basi dati, è un numero, che i numeri piacciono, diciamo, agli amministratori in una fase in cui è importante poter mostrare ai cittadini che si sta lavorando, si sta facendo, no? Gli Stati Uniti
sono invece in una fase di raffreddamento, perché loro hanno fatto questa cosa, secondo la mia modesta opinione, diciamo, le cose che ho detto finora sono abbastanza fatti, da qui in poi comincio a dire quello che penso io. Loro hanno approcciato questa cosa in un'ottica molto di crescita del PIL, cioè l'idea non era tanto, anche se c'era anche quello, i dati aperti aumenteranno la trasparenza, l'innovatività, l'intelligenza del governo. L'idea era che i dati aperti saranno la base per ecosistemi di impresa che creeranno lavoro e ricchezza. Questa cosa non è veramente successa tanto. Di fatto, noi abbiamo tutta una serie di cool apps, di nuovo partendo dal contest Apps for Democracy fatto da Vivek Kundra. Negli Stati Uniti, credo fosse il 2009, lui ha inaugurato questa moda. Dopo hanno fatto tutti i contest di apps, insomma, fino al livello quasi del comune, del singolo comune. Sì, anzi, senza quasi, molte città hanno fatto Apps for Amsterdam piuttosto che. Ognuno di questi contest arrivano degli applicativi che tu fai girare sul cellulare, sul computer, ne arrivano, non so, 10, 7 se va male, ne arrivano 25 se va bene. E questa è una figata. Dopodiché, a che cosa serve quella roba lì? Non è proprio chiarissimo, nel senso che ci sono cose divertenti, cose magari anche utili. In generale, il contenuto innovativo non è straordinario, cioè è bello avere gli orari degli autobus ricercabili sul cellulare, però non è che questa cosa esattamente ti cambierà le sorti del mondo, risolleverà l'economia del paese, dalla società in cui si trova. E quindi adesso gli americani devono un po' rivedere alcune loro scelte. Loro avevano fatto degli investimenti forti, contando sul fatto che gli investimenti sarebbero ripagati in termini di ricchezza creata, quindi gettito fiscale. Adesso forse devono ripensare questa cosa in termini più di trasparenza, e poi se ci sarà creazione di PIL, tanto meglio. Pensi che questo sarà l'andamento anche nel resto del mondo, appunto, che si rivelerà da questo punto di vista, della crescita del PIL un po' una bolla, diciamo? Ma sai, dipende molto dalla scala temporale a cui guardi le cose. È del tutto possibile che nel medio-lungo veramente i dati diventino il propellente di un sistema economico abbastanza mutante, no? Diverso da quello che abbiamo adesso. Normalmente il ciclo politico ti vuole risultare nei 2 anni. Di fatto la domanda non è molto importante. Credo che dal punto di vista, diciamo, di quello che è il ciclo politico, per cui come i decisori si muovono rispetto al problema dei dati aperti, molto dipenderà da come sapremo impostare il dibattito. Nel dibattito europeo, in quello italiano in particolare, io difendo a spada tratta l'idea che i dati aperti vanno fatti e non bisogna aspettarsi troppo dal punto di vista della creazione di ricchezza. Vanno fatti perché sì. Vanno fatti perché in realtà tu la vera ricchezza la crei rendendo la pubblica amministrazione più smart. Il fatto che la pubblica amministrazione non sia tanto smart è una cosa che costa, ma tanto. Quindi è da quel lato che bisogna guardare. Invece, se tu cerchi, insomma, Larry Page e Sergey Brin dei dati aperti, probabilmente uscirà anche, non è che, però non mi aspetto nel breve una cosa che cambia veramente. Magari riesce a generare, gira adesso il caso di un'azienda americana che ha 60 dipendenti. Grande successo, non ci sputiamo sopra, però 60 dipendenti, insomma, stiamo parlando di sta roba qua. Quindi, quando si tratta del dibattito, no, intorno a open data sì, open data no, quali sono i maggiori dubbi e le maggiori obiezioni che vengono fatte? In generale, i dubbi principali riguardano la capacità diciamo, della società di usare bene quei dati. Ci sono, diciamo, vari problemi. Il primo problema, un problema che viene spesso citato, è un problema di conservatorismo dei detentori dei dati. Molte amministrazioni pubbliche esitano a rilasciare i dati perché temono che vengano usati contro di loro, temono che i cittadini ne facciano un uso aggressivo, no? Conflittuale.
Però c'è anche il tema che in effetti i dati, alcuni dati, delle volte non sono veramente semplici da leggere. Sul blog ho anche parlato di questa cosa qualche volta. Certo, se parli di orari degli autobus siamo tutti sereni, però se si tratta di andare a leggere i bilanci, e questo è un tema decisivo, io voglio leggere i bilanci, io voglio che tutti i programmi europei siano tutti in open data, voglio vedere la spesa dove va, chi la fa, quando viene fatta, come sono i titoli dei progetti, voglio vedere tutto. E la Commissione europea in effetti mi sta dando tutto in questo formato, però poi bisogna avere un minimo di quella che si chiama, con una parola un po' difficile, data literacy, per distinguere le mele dalle pere, i flussi dei fondi, i dati di cassa, i dati di competenza, cioè è una cosa che non si improvvisa. Di fatto, secondo me, qui ci giochiamo una partita molto importante sulla capacità di aumentare il numero e la qualità delle persone che in una società sono in grado di interpretare i dati e di diciamo, portarli a un pubblico più ampio, già interpretati, senza privare i cittadini della loro autonomia nel leggere. Un'idea che io trovo assolutamente positiva e spero davvero che vada in porto è l'idea del presidente di Istat, Enrico Giovannini, tra parentesi. Bisogna riconoscere il grande ruolo giocato da Istat nell'ultimo anno nel portare avanti la politica di dati aperti in Italia. Hanno fatto veramente in poco tempo una conversione a U impeccabile. Giovannini ha in testa, nell'ambito di una cosa che si chiama la Scuola Nazionale di Statistica, che è già una cosa che lavora sulla data literacy, ha in mente di fare un corso di giornalismo data-driven. E questa è una cosa che cambia un po' i giochi, perché se tu tiri su una classe di giornalisti, di professionisti di informazione che sono in grado di leggere i dati, di raccontare storie causalmente convincenti a partire dai dati, beh, uno, quella roba lì confina con la ricerca sociale, perché raccontare storie convincenti a partire dai dati è ricerca, è scienza. Due, tu sposti l'attenzione del pubblico dal pettegolezzo, dalla bassa cucina, quello è simpatico, quello è calvo, quello è basso, ha delle cose che hanno un po' più di rapporto con la nostra vita, cioè alla fine le cose che influenzano le nostre vite non sono il gossip diciamo, di quello che una volta si chiamava il pastone, sono variabili economiche, quantificabili e quantificate, che però noi non sappiamo leggere. Ti faccio una domanda e chiariamo una volta per tutte questo dubbio, insomma. Questi dati sono dati che di fatto sono proprietà di cittadini, no? Visto che sono state le ricerche, la raccolta dei dati è stata fatta di fatto con le tasse pagate dai cittadini, giusto? Sì, devi distinguere tra i dati statistici, che sono dati che vengono raccolti per essere dati ai cittadini e alla comunità, ai ricercatori, eccetera, e i dati, diciamo, di funzionamento della pubblica amministrazione, che sono raccolti per altri fini, però una volta che li hai raccolti potrebbero, diciamo, generare altro valore di qualche tipo se venissero rilasciati. In tutti i casi i dati pubblici sono pagati dai cittadini. E l'idea ormai largamente prevalente, anche accolta dalla nuova direttiva europea, è che by default tutti i dati che sono pagati dai cittadini devono essere aperti, salvo quelli che possono avere attinenza con problemi di privacy e di sicurezza nazionale. Quindi sì. Carissimo. Ti approfitto del fatto che stiamo parlando proprio di questo per farti la domanda che è stata inviata da Ernesto Belisario. Mi fa Sì. ridere perché adesso ci parliamo spesso. Mi fa ridere che mi faccio una domanda attraverso di un. Dai, Ernesto, chiedi. Dice, puoi chiedergli della strategia di Open Data presentata lunedì dall'Unione Europea? Ne parlavamo prima, insomma, è una strategia che diciamo, non l'ho guardata nei dettagli, però per quello che ho visto, c'è cioè l'executive summary, no? La release stampa della
della commissione è largamente come ce l'aspettavamo. Cioè, di fatto, il retroscena è che ancora prima di questa cosa, prima esisteva una cosa che si chiamava direttiva sull'uso dei dati pubblici, che non era ancora esattamente open data, però andava, non era ancora open data sostanzialmente perché non si parlava lì di gratuità. Cioè, l'idea era che tu avevi i dati, li rivendevi, li rimettevi in qualche modo in circolazione. Si è scoperto che questa roba di fatto non funziona, cioè non riesce veramente a generare un flusso di ricavi, però ostacola l'accesso. Per cui adesso la nuova direttiva spinge decisamente su tutti i versanti dei dati aperti, in particolare dice che, salvo casi, eccetera, il prezzo di accesso ai dati pubblici deve essere il costo marginale. Cioè quasi zero, cioè se tu accedi ai dati internet il costo marginale è molto basso. Se tu ti facessi mandare le fotocopie a casa sarebbe il costo delle fotocopie e della busta e del francobollo. Con internet siamo veramente too cheap to meet, quindi questo è, ma anche prima della direttiva la commissione per quello che riguarda le proprie cose aveva cominciato a rilasciare dataset in formato completamente aperto, per esempio quelli sulle politiche regionali, cioè i progetti di sviluppo regionale di DigiRegio possono venire scaricati, manipolati, guardati, e già alcune persone anche in Italia, c'è uno molto bravo al Ministero dello Sviluppo Economico, si chiama Luigi Reggi, e Luigi ha fatto un piccolo studio partendo da questa base dati già 6 mesi fa. Sì, volevo farti un'altra domanda. Quando si parla quindi di open data, e di possibili implementazioni aziendali, diciamo, che possano sfruttare, questi dati, di che tipologia di dati parliamo e quali sono i possibili utilizzi? Guarda, il caso che fanno tutti è il bollettino meteorologico. Quello lì è la cosa vera, cioè se tu guardi, ok, negli Stati Uniti ci sono i dati sulle previsioni del tempo, vengono fatti da un servizio federale. Bene. E poi vengono rilasciati, nel senso che tu apri la radio e guardi e ascolti le previsioni del tempo come facevano i nostri genitori, forse anche i nostri nonni. E con quei dati lì, gli americani sono riusciti a costruire una cosa che secondo me è un'opera d'arte, che si chiama il Weather Channel, che è un canale televisivo 24 su 24/7 solo previsioni del tempo. Una roba assolutamente geniale. Io quando andavo in tour in America guardavo sempre il Weather Channel perché è un monumento alla genialità umana, come le persone possono parlare del tempo per 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, da anni.